Grazie alla mediazione di Guittone d'Arezzo e dei poeti della scuola siculo-toscana, nella prima metà del 200, la lirica siciliana, il primo grande esempio di poesia in volgare in Italia, si diffonde anche in Italia centrale, nell'area tosco-emiliana. Ed è qui, nella stimolante realtà cittadina dei comuni, che nasce il dolce stil novo. Il precursore di questa tendenza letteraria è il bolognese Guido Guinizelli, che nel 26esimo del Purgatorio Dante riconosce come il padre mio e degli altri miei miglior, cioè il padre suo e degli altri poeti vicino a lui, i poeti del dolce stil novo. A Guinizelli si deve, infatti, l'elaborazione dei temi più tipici dello stil novo, come si può evincere dalla canzone manifesto «Al cor gentil rempaira sempre amore», che già nel primissimo verso contiene uno dei nodi centrali della lirica stilnovistica, ovvero l'identificazione tra amore e gentilezza. Sempre a Guinizelli si deve la rielaborazione dei topoi o motivi tipici della lirica provenzale in una chiave più spirituale e trascendente, uno per tutti, l'equiparazione della donna a un angelo proveniente dal regno di Dio. La formula dolce stil novo coniata da Dante nel 24esimo del Purgatorio designa un modo nuovo di fare poesia rispetto ai poeti della generazione precedente e degli stessi siciliani, un modo nuovo nei contenuti e dolce, leggiadro nello stile, nuovo e migliore rispetto alla maniera antica di Guittone d'Arezzo e degli altri poeti toscani, come afferma lo stesso Dante per bocca del poeta Bonaggiunta Orbicciani nel 24esimo canto del Purgatorio. Ma in cosa consiste questa nuova maniera? Quali sono i tratti che avvicinano i cosiddetti poeti stilnovisti?